20:57 ora locale si è spenta nella casa della sua città. Povera tra i poveri, è scomparsa. Aveva 87 anni. Era nata in Albania, a Skopje, il 26 agosto 1910. Era di conformazione minuta, ma di fede salda come la roccia. A questa luminosa messaggera dell'amore di Dio fu affidata la missione di proclamare l'amore assetato di Gesù per l'umanità, specialmente per i più poveri fra i poveri. Dio ama ancora il mondo e manda me e te affinché siamo il suo amore e la sua compassione verso i poveri. Era un'anima piena della luce di Cristo. Il mio piccolo angelo. La mettiamo a nanna e la copriamo. Questo è l'unico modo per una politica seria. Ha ragione, il nostro paese ha bisogno di tranquillità. Signori, e di sicurezza. Attenzione, certamente, prego. Certo. Un brindisi alla nostra patria, all'Albania. All'Albania! All'Albania! Io sono d'accordo. Grazie. Suo marito non ha voluto tacere ed è stato ucciso. È stato un politico onesto e coraggioso. L'esempio che ci ha lasciato vale più di un tesoro. Grazie. Ti siamo tutti vicino, Drana. Il diploma con il massimo dei voti. Agnese Bojaxio. A lei, Eminenza. Congratulazioni, Agnese. Madre. Complimenti, signorina. Grazie. Brava! Mamma! Agnese, brava! È merito dei tuoi sacrifici se ho preso il diploma. Papà ne sarebbe contento. Tuo padre sarebbe fiero di te, mia cara. Il merito è tutto tuo, Agnese. Il diploma te lo sei guadagnato. Brava, Agnese!
piange. Ma che cos'hai? Cosa hai detto alla mamma? Da stamattina è chiusa in camera sua e non mi apre. Mi ha cacciata, non l'ha mai fatto. Mamma! Mamma, aprimi! Lasciami, non voglio vedere nessuno, tanto meno te. Agnese, perché stai piangendo? Perché fa così? È tutta colpa mia. Le ho detto che voglio farmi suora e che sono stata chiamata a Carregora dopo la visita al santuario. 6 anni fa, mentre stavo pregando. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te, Agnese. Ho bisogno di te. Mi seguirai e io non ti abbandonerò mai. Eri solo una bambina. Dopo è successo ancora, è successo altre volte. Agnese, sei sicura della tua decisione? Sì. Mamma. Oh. Mamma, mi dispiace, ma credo che sia giusto così. Che cosa pensi di fare? La missionaria e voglio andare in India. Non vuoi avere una famiglia per te, dei figli tuoi? Avrò tanti figli da accudire. Saranno tanti, mamma. Agnese, perché non pensi a tua madre? Lei non vuole perderti. Lo so, mi rattrista e mi dispiace, ma sarà Gesù a darle un segno se mi vuole in India con lui. Agnese, non puoi pensare di costringere Gesù. No, padre, però è giusto quello che dico. Se mi vuole in India, ci deve pensare lui. È il mio promesso sposo. Buonasera, signora. È in casa Kola Bojaxio? Mi dispiace molto, signore, ma Kola è morto da diversi anni. Oh, mi scusi, non lo sapevo. Sono profondamente dispiaciuto. Lei è la moglie? Sì, sono Drana, la moglie di Kola. Io sono un suo vecchio amico, signora. Lei è Alexei Drisky, ora ricordo. La prego, non rimanga lì sulla porta, entri in casa. La ringrazio, signora, ma non ho tempo. Devo solo consegnarle questi soldi. Perché? No. Anni fa dovetti fuggire all'estero e Kola mi prestò i soldi per il viaggio e poi me ne diede altri per sopravvivere. Mi salvò la vita. Purtroppo solo ora posso restituire quello che gli devo. Adesso serviranno a lei e ai suoi figli. La prego, signor Drisky, entri in casa. No, non posso. Mi dispiace, ma sono solo di passaggio. Mi scusi. Arrivederci, signora. La ringrazio. Buona fortuna a lei e ai suoi figli. Buona fortuna anche a lei. I miei rispetti. Allora, questa è la volontà di Dio. Grazie, mamma. Fa buon viaggio, figlia mia. Scrivimi e dammi tue notizie. Lo farò senz'altro. Non preoccuparti, mamma. Mi raccomando, fa onore alla nostra scuola. Certamente, madre. Addio. Padre? Qualsiasi cosa tu abbia bisogno, scrivimi. Grazie. Ricorda, Agnese, a Calcutta ci sono i miei confratelli. Se avrai qualche problema, loro ti aiuteranno.
scrivimi! Addio, mamma! Mother Borgia, what's your name? Quando partirò per l'India? Benedetta figliola, come fai a partire per l'India se non conosci l'inglese? But mother, I always studied during these weeks and now I understand I speak English better than you. Mi raccomando ragazze, restate sempre unite. Tenete d'occhio la compagna che avete davanti. La stazione è vicina. Avanti, sorelle, attente al vostro bagaglio se non volete che lo rubino. Finalmente siamo arrivate a Calcutta, il 6 gennaio, come il rimaggio a Betlemme. Ragazze, restate unite e fate attenzione. Fate la carità, aiutatemi. Ti prego, dammi qualcosa, ho fame. Fate la carità, andiamo, non devi fermarti. Ho freddo, ho freddo. Andiamo da questa parte. Che intenzioni ha, sorella? Non le basterebbero mille delle sue valigie per curare tutti i bisognosi di questa stazione. Venga via. Arrivo, madre. Fermarsi è pericoloso. Sì. Ho fame. Non mangio da ieri. Dammi qualcosa. Fate la carità. Abbiamo fame. Grazie. Grazie. Dammi qualcosa. Ora è molto più leggera. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Venga, sorella. Oggi è il suo primo giorno di scuola alla St. Mary High School, nonostante lei sia ancora molto giovane, lo sa? Ma sono qui in India ormai da 9 anni, madre. Lo so. Ha fatto il suo dovere nel modo migliore e tutti sanno che è un'ottima insegnante. Le sue lodi, madre, mi confondono. Volevo dirle che le nostre allieve vengono tutte da buone famiglie. Molte sono cattoliche, ma tante altre sono musulmane. Ricordi sempre che noi rispettiamo la loro fede, mi capisce? Mi è già stato detto, non dobbiamo turbarle e saper attendere con fiducia la grazia della loro conversione. Brava, Suor Teresa. Questo è il nostro compito. Esattamente questo. Quello che sta guardando è Motijil, il mare di perle.
uno dei quartieri più poveri di Calcutta. Le sue perle sono fame, morte e delinquenza. Le do un consiglio, se ne tenga alla larga, sorella. Ma... chi entra lì dentro non sempre ne esce vivo. E non apra la finestra, per favore. Perché no? Da laggiù sale un fetore insopportabile che renderebbe impossibile stare in questa stanza. Ora vada, le sue alunne l'attendono. Fate la carità, fate la carità. Buongiorno, signorine. Buongiorno, buongiorno, Suor Teresa. Allora, siete pronte? Sì, siamo pronte. Sì, sì, Suor Teresa. Teresa? Sì, dimmi. Se permette, chiuderei la finestra. È proibito tenerla aperta. No, rimarrà aperta. Io ho bisogno di aria e di luce. E poi voglio sempre vedere cosa c'è al di là delle mura di questa scuola. Anche voi dovete saper guardare al di là di queste mura. Se un domani volete essere delle donne mature, buone figlie della vostra terra. Da oggi cominceremo a dedicare una serie di lezioni sulla vostra nazione. Vediamo se sapete rispondere a queste domande. Qual è la superficie dell'India? 4.675.616 chilometri quadrati. Quanti abitanti? Dal censimento del 1931, 318 milioni. Quali sono le lingue principali parlate? Sono più di 200. Ma le lingue più diffuse e parlate nel nostro paese sono quelle appartenenti a quattro ceppi principali. Il cingalese parlato da circa 230 milioni di persone, il davitico da 74 milioni e il tibetano birmano da 12. E le religioni? Induisti 212 milioni, musulmani 69, buddisti 11, cristiani 4 milioni circa. Vorrei precisare che i cristiani sono 4.750.000 e di questi soltanto 1.800.000 sono cattolici. E ora le quattro città principali. Calcutta 1.384.000 abitanti, Bombay 1.157.000, Madras 657.000, Delhi 440.000. Brava, molto bene. E ora vorrei sapere gli indici di incremento della popolazione. Natalità 32,2 per mille. Mortalità 24,2 per mille. Bravissime. Questi dati ci confermano un incremento continuo, come l'incremento della povertà. Suor Teresa, ora è libero, può entrare. Avanti. Padre Van Exen, questo è il diario dei miei ultimi anni a Calcutta. Sono giunta in India da 9 anni e adesso dovrò pronunciare i miei voti perpetui con questo ordine, che è ormai la mia famiglia. Lo so, lei è di buon esempio per tutti ed è una delle migliori insegnanti di questa scuola. Questo non è importante, padre. Voglio che lei legga ciò che ho scritto nel mio diario. Lo farò. Nel mio diario ho scritto che dovremmo fare molto di più per le donne di questo paese. E inoltre i bambini, i poveri, i lebbrosi, ogni giorno sono più numerosi e sempre più poveri.
Si fa quello che si può, ma ha ragione, si può fare di più, dobbiamo fare molto di più. Noi invece qui teniamo chiuse le finestre, abbiamo paura di guardare quello che c'è là fuori. Suor Teresa, lei ha promesso obbedienza alle regole delle suore lauretane, ma al di là di ciò che stabilisce la regola, la sua anima deve essere libera di guardare e fare quanto le suggerisce la coscienza. E ascoltare quando le parla Dio. Lei sa quando le parla? Sì, lo so. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Che succede? Ma non lo vedi che è rotta? Non posso muovermi e sono bloccata qui. Non so come fare, mi dispiace. Lo sapevo, tu sei una bella signora, eh? Non puoi sporcarti le mani con noi, devi restare pulita. Sempre pulita, vero? Ma io... Non c'è posto per te nel mare delle perle. Questo è il regno degli intoccabili. Tu, quegli uomini, quelle donne, quei bambini, non puoi toccarli, non sono della tua casta. Io li proteggo e tu non dovrai mai e poi mai toccarli, hai capito? Hai capito? Ehi! Allora, se non vuoi che io li tocchi, dà loro qualcosa da mangiare. Guarda, stanno morendo di fame. La fame non tocca lo spirito, donna, anzi lo migliora. Anch'io ho fame e non ricordo più da quando. Ce l'ho da bambino, ma non importa. Ciò che conta è essere purificati e amati. Non ti ascolto, io non ti voglio ascoltare. Sento soltanto il pianto di questo bambino. Ti sei fatto male al braccio? Mi dici dov'è tua madre? La madre non ce l'ha, è un orfano. Ruba qua e là e lo picchiano per questo. Vieni. Ma io gli voglio bene. Ci penso io. Con chi vive? Adesso sta con me nella mia baracca. Non ti preoccupare, sorella. Qui noi ci aiutiamo tutti. Lei oggi è uscita. Sì, nel pomeriggio, perché? Perché l'abbiamo cercata, si ricordi che prima di uscire deve avvertire la superiora. Sì, lo so, chiedo scusa. Ed è bene che esca sempre insieme ad una compagna. Sì, d'accordo, lo farò. Ma ero certa, sorella. Brillò finalmente il giorno della loro gloria, il 7 marzo dell'anno del Signore 203, per Perpetua e di suoi compagni martiri in Cartagine. Camminarono dalla prigione all'anfiteatro come andassero al cielo, lieti e composti nel volto. Chi trepidava era per la gioia, non per la paura. Perpetua incedeva per ultima, con passo tranquillo, come una matrona di Cristo, una posso averne un altro? Dio.
ed il vigore del suo sguardo. Ha fame, sorella? Sì, costringeva tutti ad abbassare gli occhi. Era pronta a combattere le belve. Ma dove è stata oggi? Forse un giorno glielo dirò, o forse non glielo dirò mai. Io non ho bisogno di due abiti. Laverò più spesso quello che ho indosso. Ma lei sa dove andiamo? Venga con me. Andiamo da Gesù. No, no, non scherzi, per favore. Ha paura? No, Suor Teresa. Con lei vicino non ho paura di niente e di nessuno. Andiamo. Quello che cerca può trovarlo avanti. Voglio vendere quest'abito. 3 rupie. No, è roba di prima qualità. Voglio almeno 5 rupie. E va bene, 5 rupie, ecco i suoi soldi. Grazie. Niente, è finita. È vuota. Ora andiamo. La seguo. Eccola, è dove l'ho lasciata. Oh. Ero convinta che non saresti più tornata. Te l'avevo promesso, ricordi? La puoi riparare? Pensavo fosse un lavoretto per il convento. Ti pagherò io. Questa donna puzza. Anche tu puzzi, fratello. Vieni. Sta tranquilla, non ti preoccupare. Vedrai che riuscirà ad aggiustarla. Ora è a posto. Grazie. Funziona! Funziona! Tieni. Grazie, sorella. Perché fai tutto questo? Perché ciascuno di loro è Gesù, e Gesù è il mio sposo. E poi hai visto anche tu con i tuoi occhi. Qui c'è tutta la sua sofferenza, come quella della croce. E Gesù è anche il tuo sposo. Oh, sorella. Suor Teresa mi preoccupa. Crede che potremo ammetterla ai voti perpetui. In questo ultimo periodo ogni tanto esce da sola. Non si preoccupi, madre superiora. Suor Teresa è una buona cristiana, è una brava suora. Ma esce da sola. Sì, è vero, ma va dove la chiama il Signore, mi creda. Lei sa ascoltare nostro Signore. E poi, io so anche dove va. Buongiorno, signorine. Riprendiamo la lezione dal punto in cui l'abbiamo lasciata l'ultima volta. Suor Teresa, un nostro ricordo per i suoi voti. Lei è davvero una suora speciale per tutte noi. Sono commossa. Lo apro. Mille lo grazie. Apra. Sì, Suor Teresa, lo apro. È bellissimo. Non dovevate, ragazze. Grazie ancora. È meraviglioso.
lo pagherò bene. Io lo so dove vanno i soldi che ti do. Ma... ecco. No, anche questi. Prendi. Ti ringrazio. Che Dio ti benedica. Buoni, bambini. Prendete, ma senza litigare. Piccolino. Oh. Oh. Non piangere. Oh. Hai dell'acqua? E tu? Mi hai i soldi? Certo che ho i soldi, ma pochi. Dammi quelli che hai e avrai l'acqua. Ah. Ecco. Bevi, piccolo. Così, da bravo. Bene, adesso devi aiutarmi. Che cosa vuoi che faccia? Tieni questo bambino, è pieno di piaghe. Aiutami a lavarlo. Ma io... non lo so fare. Prendo due pezzi di tela. Ehi, tu la tela, me la paghi? Te la pago, certo che te la pago. Vieni qui. Allora va meglio, piccolino? Sì? No. Oh. Oh. Tieni. Tornerò domani. Prendi. Oh. Suor Teresa, proprio con lei volevo parlare. Mi dica tutto, madre. Che cosa ha fatto del dono delle sue alunne? Avanti, risponda. Lo ha venduto. Non mi serviva. Oh, lei è incorreggibile, suor Teresa. Quello era un regalo delle sue ragazze. Che c'è di grave? L'ho trasformato in vestiti e cibo per i poveri. Lei ha dimenticato che questa è la St. Mary High School o non se lo ricorda più? Qui è tutto pulito e profumato. Noi preserviamo le nostre ragazze dalla sporcizia del mondo e bendiamo i loro occhi e il loro cuore. È così. Non vi sentite soffocare? Dobbiamo far sentire alle ragazze questo odore. È l'odore della povertà di Gesù. Invece noi insegniamo loro a scavalcare i corpi dei moribondi per la strada senza guardare e andare oltre.
Devi darmi 2 rupie in più, è roba di prima qualità. E va bene. A lei. Buona fortuna, sorella. La nostra economa, Suor Mary, mi ha riferito che lei ha venduto i suoi abiti e che ruba il cibo a mensa per donarlo ai poveri. Non rubo il cibo, porto ai poveri solamente quello che non mangio. Ma lei deve mangiare. Oh, i miei poveri mangiano meno di me e in quanto agli abiti, uno mi è sufficiente. Sorella, le ricordo che io ho la responsabilità di tutte le suore e lei non può andare laggiù da sola. Io non sono sola. Gesù mi accompagna. Lei è qui per insegnare e per obbedire. Che cosa devo fare, Signore? A chi devo obbedire? Obbedire alla regola o seguire il mio cuore? Qual è la cosa giusta? Aiutami, Gesù, aiutami a capire. Suor Teresa, ha disertato le lezioni. Devo farle un richiamo ufficiale. Ci ha fatto preoccupare moltissimo. Dove è andata? Mi dispiace, non era mia intenzione farvi stare in pena. Scusatemi, ma noi che cosa facciamo? Il mondo ci crolla attorno e stiriamo colletti con l'amido? Perdonatemi, se potete. Padre Van Exen! Vengo! Oh, Madre Teresa, sei tornata. Sei stata a Darjeeling. Entra, raccontami. Hai pregato e ti sei riposata, ne avevi bisogno. Sì, anche perché ho avuto tempo per decidere. Che cosa? Ho intenzione di lasciare l'ordine, padre Van Exen. Cosa? Vuoi abbandonare i voti? No, padre. Voglio solo lasciare questa scuola. Le suore di Loreto, non i miei voti. Io sono una suora, una serva di Dio. E voglio continuare a servirlo fino alla morte. Ma là fuori c'è Gesù che mi chiama. Grida che ha fame, che ha sete. E io voglio dargli da mangiare e da bere. Soffre perché è malato. E io voglio curarlo. È solo. Voglio tenergli compagnia. Non posso più stare qui dentro, padre. Lo capisce questo? È
E va bene, ci proverò, figlia mia, vedrò. Che cosa devo fare adesso? È questo che lei deve dirmi. Pregherò per te, figliuola, e mi consiglierò con l'arcivescovo di Calcutta. Grazie. Grazie, padre. Sento che lei è dalla mia parte, dalla parte di Gesù. Gesù ti ama e ti aspetta, suor Teresa. Credo che ci vorrà del tempo, mesi, forse anni. Aspetterò pregando, padre. Dammi un sari, il più semplice che hai, quello che costa di meno. Questo sarà tuo per una sola rupia. La tua rupia. Mi piace, che Dio ti benedica. Arrivederci. Grazie. Il Vaticano ha dato risposta positiva. Suor Teresa merita tutta la nostra fiducia. Sarà molto arduo per lei. Non la lasci sola, padre. La ringrazio, eccellenza. La terrò informata. Buongiorno, padre. Ci sono novità? Che cos'è? Una lettera di indulto, direttamente dal Vaticano. È una grave perdita per la nostra scuola, ma sono felice per lei. Adesso, suor Teresa, ha il permesso di andare fra i suoi poveri. Ma come farà a vivere da sola? Chi sei? Dimmi, ti sei perso? Anche tu? Hai ragione, io non so proprio dove andare. E tu? Ce l'hai la mamma? Dimmi il tuo nome, come ti chiami? Un ometto furbo come te non ha un nome? Sweetie. Ecco, ti chiamerò Sweetie. Allora, ti piace?
Ora hai un nome e una mamma. Non ci resta che trovare una casa. Un altro malato. Non ho più posto. Ma non restate lì fuori. Forza, cosa aspettate? Entrate. Grazie. Lei è l'unica che può aiutarci. Scotta. Ha la febbre alta, ha bisogno di medicine. Aiutatemi. Il dolore. Ora devi calmarti. Non lo sopporto. Ti do qualcosa e tra poco starai meglio. Arrivo, calmati. Cosa c'è, sweetie? Oh, piccolino. Sono stanca, ho l'impressione di naufragare in un oceano di dolore e di desolazione. Perdonami, ma a volte penso di tornare tra le suore lauretane. Ma tu sai già che non lo farò, perché arriveranno altri malati e non potrò mandarli via. Non posso chiuderti la porta in faccia, Gesù. Ferma! Dove crede di andare? Aspetti! Mentre noi aspettiamo, là fuori c'è gente che muore. Dobbiamo assolutamente occuparci di fare una deviazione. Se aveste un cane, non lo lascereste morire per la strada. Allora perché lasciate che capiti agli uomini? Sentiamo che vuole. Lei chi è? Cosa vuole? Sono Madre Teresa e vorrei essere ascoltata in nome di tutti i poveri. Durante la guerra sono affluiti milioni di persone a Calcutta. Lo so. Allora consentitemi di aiutarvi. Lei? Non permettiamo a nessuno di venire qui a prenderci in giro. Basta così. Fuori! Siamo già stati fin troppo benevoli con una donna. Fate silenzio. Lei cosa propone? Può parlare? Prenderò dalla strada e dai vostri ospedali uomini, donne e bambini e li porterò nei locali dei pellegrini del Tempio della Dea Kali. Farò un ricovero per moribondi. Questo è il mio aiuto. Ammiro il coraggio della sua proposta, ma penso che sia di difficile realizzazione. Lei è cattolica e vuole occupare i locali dei pellegrini del Tempio della Santa Madre. E questo è impossibile. Sono locali molto ampi e abbandonati da tempo. Ma ha pensato ai sacerdoti del Tempio? Saranno contenti e saranno i primi ad avere la gratitudine del popolo. E alla Santa Madre non dispiacerà. Lei non può dire queste cose! Io sono solo l'umile voce di tutti i poveri e dei malati abbandonati, senza distinzione di religione e di casta. Lei cosa vuole dal consiglio? Cosa dovremmo fare? Darmi il vostro benestare gratuito per usufruire dei locali del tempio. In questo modo tutta la popolazione di Calcutta sarà grata della decisione del suo consiglio.
Sta calmo. Come può sopportare il fetore delle mie piaghe? Cosa vuoi che sia in confronto al dolore che stai sopportando? È qui dentro! Eccola, è lei! Dovete farla sloggiare! Buongiorno, signori. Non vedo malati. Allora non avete bisogno di me? È una profanazione alla Dakali introdurre malattie e morte nel recinto del Sacro Tempio! Dovete andarvene da qui! Ecco, ho il permesso delle autorità. Ma com'è possibile osare tutto questo nei sacri recinti? La Dea non lo permette. La Dea non permette nemmeno al suo sacerdote che si stia a guardare mentre qualcun altro muore. È in regola, hai il permesso del consiglio. Comunque potremmo fare una cosa. Se ti impegni a prenderti cura dei moribondi come fa questa donna, allora la manderò via. Andiamocene. Buongiorno. Bevi. Grazie. Riposa. Arrivo. Subhashini Das. Madre Teresa. Vieni. Cosa fai qui? Sono venuta per lavorare con te. Sei impazzita. E tu, madre, sei impazzita anche tu? Vieni, entra. Oggi potrai provare questa vita e domani mi dirai se vuoi continuare. Madre, anch'io amo Gesù e lui mi chiama, lo sento. È lui il mio sposo. Va ad aiutarlo. Respira ancora. Respira. Oh, grazie al cielo. Respira. Ha la febbre alta e probabilmente un'infezione polmonare acuta. Ha bisogno di medicine, ma non abbiamo i soldi per comprarle. C'è sempre il mio sari. Lo venderemo. Non ne ho più bisogno. Lasciate che i bambini vengano a me. Tu l'hai detto, ma io non so dove metterli. E non possono stare qui in mezzo ai moribondi. Va bene, troverò un posto. Hai ragione. Non ti ringrazierò mai abbastanza per le sorelle che mi hai mandato. Come potrei fare senza di loro? Buonanotte, Gesù. Ora comincio a insegnarvi l'alfabeto. Vedrete, è facile. Questa è la A.
Provateci voi. Va bene. D'accordo. Madre Teresa, ci siamo. Arrivo subito. Eccola qua, hai avuto una bella femminuccia. È prematura, va tenuta in un ambiente protetto. Adesso come facciamo? Teresa, è arrivato il falegname. Fallo entrare subito. Bravo, hai fatto un bellissimo lavoro. Aspettami fuori, che ora vengo. Allora, ti è piaciuto come ho fatto la cassetta? Quella non è una cassetta, è un'incubatrice per i neonati. Hai fatto proprio un gran bel lavoro. Sai che per te lavorerai anche gratis. Ci serve aiuto. Madre, abbiamo fatto il giro di tutti gli ospedali della città. Non abbiamo trovato neanche un posto. Entrate, preparo un giaciglio. La Decali, sei la Decali. Sono 30 anni che servo la Decali, ma oggi ho finalmente visto la Santa Madre con sembianze umane. Mi chiamo Madre Teresa e sono solo una povera suora. Bacialo, lui ti salverà. Cercavi me? Sono venuta a lavorare con te. Vieni, entra. Puoi sistemarti qui. Questo è tutto quello che ti servirà qui da noi. È davvero poco, ma vedrai che tra un po' di tempo ti sembrerà molto. Noi non siamo assistenti sociali, insegnanti, infermiere o medici. Siamo delle religiose, serviamo Gesù nei poveri. Lo visitiamo, lo curiamo, lo vestiamo nei poveri, nei bambini abbandonati, nelle donne disperate, negli ammalati, nei moribondi. Noi abbiamo bisogno della povertà, e la povertà vera. La povertà ci dà il distacco e la libertà che occorrono per capire la gente poverissima che incontriamo. Bisogno del silenzio per riuscire a toccare le anime. L'essenziale non è ciò che diciamo, ma ciò che Dio dice a noi e attraverso noi. Non voglio che compiate miracoli con il viso triste e il gesto sgarbato. Preferisco che facciate sbagli con gentilezza. Sorridete, sorridete sempre, perché voi dovete amare coloro che servite.
Abbiamo fame. Noi qualcosa ci mangiamo. Un pezzo di pane. Tieni. Grazie. Anche qui, amore. Anche a me. Ecco, è per te. Anche a me. Prendi. Chi glielo fa fare, madre? Calcutta è l'inferno e questo carcere è il rifugio di tutti i suoi demoni. No, chi soffre è vicino a Dio. Tu chi sei? Come ti chiami? Vieni qui, ho un piccolo regalo per te. Fiato sprecato. Quella non parla, è lì dentro da bambina. C'è cresciuta in quella cella, non ricorda nulla, neanche il suo Ma nome. Ma come si chiama? Ce l'avrà un nome? Non lo so, non lo sa nessuno. Vedrà che io riuscirò a scoprirlo. Non credo che ci riuscirà. Ah, dovrebbe essere qui, credo. Deve essere una di queste pratiche. Perché è in carcere? Non lo so, c'è scritto Fazila di 11 anni. L'ha trovata un poliziotto alla stazione, si era persa e lui l'ha lasciata qui. Fazila, stammi vicino, andiamo. Non capisco. Possibile che in tutti questi anni nessuno si sia occupato di lei? Ma io non sapevo neanche che esistesse. Fazila uscirà da qui insieme a me oggi stesso. Ma, non credo che sia possibile. Dovrei allestire la pratica, chiedere le autorizzazioni. Ci vorranno giorni, forse anche mesi. Nessuno sapeva che lei era qui e nessuno saprà che lei ora non c'è più, giusto? Ah. Non aver paura, Fazila. Vieni, andiamo. Questa sarà la tua stanza. Qui potrai fare tutto quello che vuoi, Fazila. Ora sei libera. Ti sta benissimo quel sari. Non temere per la tua memoria, ricorderai. Sì, Madre Teresa, grazie. Buongiorno, sono un giornalista inglese, cercavo Madre Teresa. Sì, sono io. Sono molto onorato, vorrei intervistarla. Un'intervista a me? Ma a chi può interessare? Il suo nome e la sua fama sono più grandi di quanto lei riesca ad immaginare, madre. Entri pure. Qualsiasi cosa farai al più umile dei miei fratelli, l'avrai fatta a me. Così ha detto Gesù. Le giuro, io non farei mai quello che lei sta facendo, neanche per $1,000,000. Lei ha perfettamente ragione. Infatti, io non lo faccio per $1,000,000. È da tanto tempo che ci penso. Ogni volta che passo da qui. Che ne dici, Fazila? Si può fare? Certo. Molto bene, e allora noi lo faremo.
Questo vecchio pullman tornerà a correre su tutte le strade dell'India. Sarà la nostra prima clinica mobile per lebbrosi. Ora che tutto è a posto, noi dobbiamo trovare un dottore. Padre Van Exen deve aiutarmi. Con gli ultimi soldi che avevo lo abbiamo riparato, ma adesso mancano le attrezzature mediche, le bende, i farmaci. Ed è essenziale che troviamo subito un dottore. Ma benedetta figlia, cosa pensi di fare? Sono già troppe le attività che hai messo in piedi. Tira i remi in barca, aspetta. Fermati solo su una cosa, non puoi portare aiuto a tutta l'India. Il Signore mi ha dato la forza e mi ha aiutato fino a oggi, e lo farà ancora. I poveri, i malati non possono aspettare. No, io non mi fermerò, padre. Proverò ad aiutarti, troverò un dottore. In quanto ai soldi, dimmi, figliola, di quale cifra pensi di avere bisogno? A conti fatti, credo più o meno di 50.000 rupie. 50.000 rupie? Ma è impossibile! No, padre, niente è impossibile. Signore, non mi fermerò, te lo prometto, e non ho nessuna intenzione di aspettare. Non lascerò che passino altri 10 anni come ho fatto quando stavo in convento. Là fuori tu hai bisogno di me in questo momento. Pronto? Parlo con Madre Teresa? Sì, certo, sono io. Sono della Segreteria Generale del Governo e devo darle una buona notizia. Mi dica, l'ascolto. In considerazione delle sue opere, il nostro governo le ha assegnato il premio Magsai Sai. Noi tutti ci congratuliamo con lei. Riceverà una consistente somma di denaro. Si tratta di 50.000 rupie. La ringrazio. Grazie. Grazie a te, oh Signore. Dottore, è un onore per noi averla qui e la ringrazio molto di aver accettato. Mi creda, sono molto felice ed è un onore per me lavorare per lei, madre. Buon viaggio e buon lavoro. La tua mano sta meglio, vedrai che guarirà. Grazie. A presto. Perché correte? Che cosa è successo? Perdonaci, madre, ma Fazila deve dirti una cosa molto importante. Cosa? Ascoltala. Boshirgat. Cosa? Non capisco. Io ricordo Boshirgat. Boshirgat è un paese? Sì, stazione di Boshirgat. Ora ricordo. Dimmi, è da quella stazione che sei partita con tuo padre? Non so, può darsi. Sei contenta? Sì.
Una barca. Ho preso una barca con mio padre sul fiume. Pakaidanga. Pakaidanga è il mio villaggio. Vengo da lì. Da Pakaidanga, ne sono sicura. Bravo, Fazila. Ora andiamo a Pakaidanga. Ti ricordi? Mi scusi, dov'è Pakaidanga? È da quella parte. Cercate qualcuno a Pakaidanga? Cerchiamo i genitori di una bambina che si è persa 10 anni fa. Il suo nome è Fazila. Ah. Fazila, ma certo, Fazila, sei tornata! È un miracolo! Correte! Fazila è tornata! È proprio un miracolo! È tornata! Fazila! È proprio lei! Sì, è lei. È tornata. Fazila! È tornata! Cosa? Ah, ho sentito bene. È Fazila, laggiù. Fazila, sei tu la mia bambina? O è questa? No, tua figlia è quella ragazza laggiù. Finalmente sei tornata. Ascoltatemi, sorelle. Gesù è venuto a darci la buona novella. E la buona novella per noi è che Dio ci ama e vuole che ci amiamo gli uni con gli altri. Gesù ha mandato i suoi apostoli nel mondo e così faremo noi. Andremo nel mondo a portare la buona novella, ad amare come Dio ci ama. Presto, madre. Il Papa la sta aspettando. Non ti preoccupare, Suor Maria. Svegliati, apri gli occhi, fammi vedere che sei vivo. Oh. Ferma! Fermati, ho bisogno d'aiuto. Va bene, sorella. Grazie, ragazzo. Laggiù c'è un uomo che sta morendo. Ma dove lo portiamo? Da quella parte, non è lontano. Madre, di nuovo qui, ma c'è il Papa che la sta aspettando. Tranquilla, il Papa sta benissimo. Lui no. Dobbiamo sbrigarci.
Vai, entra. Coraggio. Ti sono vicina, non preoccuparti. Insieme a noi c'è il Signore che ci guarda e ci protegge. Sta calmo. Sono vissuto come un animale sulla strada, ora però muoio come un angelo. Tu sei Gesù. Torniamo a Roma portando con noi un incancellabile ricordo del nostro pellegrinaggio e una grande fiducia nel popolo indiano. Grazie, Santità. Prima di lasciare l'India, desideriamo donare la nostra automobile a Madre Teresa. Lei saprà cosa fare. Madre Teresa, Madre Teresa, il Papa. Che succede? Il Papa le ha regalato la sua automobile. Viaggerà comoda d'ora in poi. Quell'automobile non serve a me. La metteremo all'asta e farà viaggiare almeno altre due cliniche mobili per i lebbrosi. Oh. Sono gemelli. Vivranno. Chi può dirlo, sorella? Ma che cos'hanno, dottore? Non mangiano da molti giorni e hanno anche la febbre. Non so che dire. E la madre? Fuggita. Sarai tu la loro madre fino a quando non tornerò. Forse non l'aspetteranno. E dove li vorrebbe portare? Madre, quei bambini sono alla fine. Curali e io pregherò per loro. E al mio ritorno me li farete trovare in buona salute. Benedica. È un onore riceverla, madre. Grazie. Grazie. Sono bellissimi. Madre Teresa, ricorderò questo giorno per tutta la vita. Mi dispiace solo che la temperatura non sia quella a cui lei è abituata. Le daremo il calore della nostra stima e riconoscimento. Congratulazioni, madre. Prego, si accomodi. Grazie.
fatto di speciale questa suora per meritarsi il Nobel per la pace? Da che mondo è mondo, i cristiani hanno sempre fatto la carità e lei è brava a fare la carità. Ci sono milioni di brave donne nel mondo, ma non danno a tutte il premio Nobel per la pace. 400.000 dollari non sono pochi. Sei un miscredente. Leggi un po' cosa dicono le agenzie di lei. Leggi il suo curriculum. Su, guarda. Non credo ci sia qualcosa di speciale. Aspetta, forse sbaglio. A Calcutta e a Bombay sono migliaia i bambini salvati da lei e dalle sue suore. Ha fondato 30 case di accoglienza per i malati di AIDS. Ha creato con le sue suore 60 ospizi per i lebbrosi. Ha organizzato una grande operazione umanitaria per il recupero e il reinserimento di oltre 200.000 ragazze vittime della guerra nel Bengala. È stata negli Stati Uniti, a Mosca e in molte nazioni europee. Il premio Nobel per la pace viene assegnato a Madre Teresa di Calcutta. Adesso vi inviterò a fare una cosa inusuale in questa circostanza. Vi inviterò a pregare. Io, che vivo implorando la misericordia di Dio, vi chiedo di farlo qui con me, con la laude di Francesco d'Assisi, al suo Creatore. Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove odio, fa che io porti l'amore. Dove offesa, che io porti il perdono. Dove discordia, che io porti l'unione. Così sia. Grazie, signori, grazie. Ringraziamo adesso insieme Dio. Esprimiamo a Lui la nostra gioia di amarci a vicenda e dirci sorelle e fratelli dei più poveri tra i poveri. Questo premio è loro, dei nostri fratelli poveri. Degli affamati, dei nudi, dei senza patria, degli storpi, dei ciechi, dei malati di lebbra, di coloro che sono indesiderati, non amati, non curati nell'anno internazionale del bambino. Oggi io vi parlo a nome del bambino non nato, dei bambini a cui ogni giorno è negato di nascere. Lo ripeto, maestà, l'aborto è un assassinio. E voi non siate sordi all'urlo dei bambini. Io vi parlo a nome dei bambini di tutto il mondo, di quelli che vivono nell'amore dei loro genitori, ma anche di quelli che vivono nel tormento della fame, di quelli nati e uccisi dalla fame, dalla violenza, dalle malattie che la povertà e l'ignoranza degli uomini non consente di vincere. Vi parlo a nome dei bambini mai nati, in nome delle lacrime delle madri, a cui il dolore che la morte dei figli spezza il cuore e prostra le menti. Più della stessa fame. Accetto il premio a nome dei poveri. Amate i poveri, non voltate loro le spalle, perché se voltate le spalle ai poveri, voi voltate le spalle a Cristo. Adesso andiamo via subito. Quei figli che mi ha affidato, madre. Le sue preghiere li hanno guariti. Noi li abbiamo pianti morti, invece ora stanno bene. Bentornata, madre. Bentrovato. Come va?
Va molto bene, dottore. Dopo Oslo sono stata a Roma dal Santo Padre. Gli ho parlato di loro, dei nostri poveri, di quelli salvati dalla misericordia di Gesù. Lui mi ha chiesto di andare nel mondo e di parlare di loro, di difendere la vita. Sei bellissimo. Vado a metterli nei lettini adesso. Sei stata bravissima. Tu li hai affidati a me, adesso è il momento di lasciarli e sono io che li affido a te. Madre Teresa di Calcutta è morta. Uno dei più forti simboli di questo secolo, premio Nobel per la pace nel 1979 per il suo lavoro in India, si è spenta a Calcutta questa sera. La missionaria aveva festeggiato il 26 agosto il suo 87esimo compleanno. Di origine albanese, il suo vero nome era Agnes Bojaksiu. Era nata il 27 agosto 1910 a Skopje, da una famiglia di cattolici albanesi. Era stata nel 1952 fondatrice della Congregazione delle Missionarie della Carità a Calcutta, che ha oggi 400 conventi sparsi in tutto il mondo. In India la chiamavano semplicemente madre. Negli ultimi anni aveva subito 4 operazioni cardiache. Aveva lasciato il timone dell'ordine all'inizio di quest'anno nelle mani di una sua stretta collaboratrice. Sul muro della grande casa per i bambini abbandonati di Calcutta campeggia un'iscrizione che recita: «Trova il tempo di pensare, trova il tempo di pregare, trova il tempo di ridere». Queste semplici frasi rappresentano forse meglio di tante altre la regola semplice che Madre Teresa di Calcutta ha voluto dare alle sue consorelle per l'impegno unico che si è proposta per tutta la sua vita: servire i poveri per servire la vita. Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dominus Gesù.